tutti dal vostro Polentone in Giappone. Ci troviamo nella città di Kure. Oggi è domenica e siamo venuti a fare un giro in riva a vedere il mare. E siamo esattamente su un parco divertimenti abbandonato. Siamo venuti a vedere questo parco abbandonato che è fallito e adesso è diventato non so come chiamarlo, un posto aperto per tutti. Ecco, volevo farvi vedere il tramonto e una persona che pesca. Non so come farà a tirare sul pesce nel caso abbocchi, visto che stiamo parlando di una decina di metri. Se arriva uno squalo, cosa che non prenderà mai, non so come lo tirerà su. Comunque da quella parte c'è Miyajima e Otake e Hiroshima. Guardate che bello il riflesso del sole sull'acqua, bellissimo. E questo è il parco divertimenti, praticamente una zona del parco divertimenti che è appunto tutto chiuso. Non c'è più niente, è rimasto così abbandonato. Sembra come le immagini che si vede su Strisce la Notizia, no? Dei soldi spesi dai contribuenti per aprire ospedali, strutture comunali, eccetera, eccetera, e poi vengono costruite e abbandonate. Sembra la stessa cosa. Scusate se mi ripeto, ma volevo farvi vedere questa vista, questo scorcio è semplicemente stupenda. Questo un po' meno, però chissà cosa pesca, ma se prende anche poi, tra l'altro, mi domando. Guardate qua, questo qua è un negozio, si chiama Marine Blue dal 2000, ma qua è tutto chiuso. Guardate, io vado di qua, è tutto chiuso, ma che bello qua, sento dei bambini giocare, ma peccato poi, tra l'altro, perché comunque è una zona, mi sembra, carina. Guardate qua, e poi ci sono un paio di persone in bici che girano, non so cosa facciano. Guardate qua la mappa di questo posto, ovviamente arrugginita. Qua c'è un negozio aperto, bagni, qua c'è la zona parco giochi, non so come chiamarla, per bambini, con la nave dei pirati. Chissà quali bestie ci sono qua dentro. Andiamo a vedere. Portai in alto la mano. Ragazzi, mi stavo uccidendo. E qua gli scalini sono fatti a prova, a piedi di... Qua c'è uno scivolo. A prova di piede giapponese, io ho un 45. Questo cos'è? Per giocare a Tetris? No, Tetris. Per fare giocare a Tris.
peccato che uno è rotto. Ecco, potrei fare anche questo, ma non avendo le scarpe non è che mi fido molto. Vabbè, qua c'è anche una barca che sta attraccando. Qua c'è un parcheggio, un porto, chissà cosa c'è. Boh. Cioè scendiamo. Guardate qua, vabbè, non si può entrare con la bicicletta. Qua c'è una piscina, ma c'è l'acqua che va. A parte che è anche sporca sul fondale, ma sta acqua dove... Cioè c'è l'acqua che va per poi essere scaricata. Ma sta roba qua non la capisco. Non capisco. Boh. Qua c'è scritto Kodomo-kan, che praticamente è, come si dice, è edificio per bambini. E boh, mi pare una libreria o magari dove ci sono giochi in scatola dove i bambini possono giocare. Però bambini non ce ne sono, è illuminato, acceso, ma non c'è nessuno. Boh. Guardate qua, un'altra piscina. Sempre per bambini. Io non capisco, ma questa qua mi pare anche pulita. Che è veramente bassissima. Che si possa entrare? Ma vorrei anche evitare di prendere malattie. Boh. Guardate anche qua, c'è il ponte, ma non c'è acqua, tutto rovinato. Questa qua è una specie di chiesetta, dentro abbiamo visto che c'è un ufficio che dà consulenza matrimoniale addirittura, cioè proprio qua. Guardate, stiamo sempre camminando all'interno del parco abbandonato. Qua c'è quello in bicicletta, alla fine è un dipendente di non so di chi, che controlla che tutto sia a posto. Ma tutto cosa? I fiori sono anche tenuti bene. Strano. Dai, andiamo a vedere tramonto l'ultima volta, dai. Questa sono case modello, mi ha spiegato mia moglie. Praticamente i clienti vengono qua, vedono dentro insieme, tipo, come si chiama, a quello che cos'è, come si chiamano le aziende immobiliari là, come si chiamano. E insomma gli fanno vedere le case dentro e vedono un po' come sono le case. Mi sembra anche molto bella. Guardate, oltre che essere grande, ecco, praticamente le agenzie immobiliari, ecco, portano qua i clienti, gli fanno vedere le case modello e fanno vedere. Qua se non si riesce a vedere. Anche quella, quindi non ci vive nessuno, che è anche uno spreco perché, cioè, è anche bella. Non ci vive nessuno e le agenzie immobiliari portano qua i clienti e dopo le comprano. Che poi una casa così in Giappone, chi è che la compra? Forse in campagna? Ci siamo fermati a mangiare sul ristorante taiwanese. E questo qua sono i vari menu da 980 yen, quindi sono un sacco di menu con un sacco di robe da mangiare e costa solo 980 yen. C'è anche il menu per bambini che costa 580. Adesso scegliamo e poi vediamo. È arrivato il menu della signora. Qua c'è maiale, bambù,
carote, peperoni, poi questa si chiama tamago soup, che è una zuppa con l'uovo. Poi abbiamo del cavolo, del riso, e quello cos'è che è? Cibo in fondo? Dolcetto. Dolcetto? Sì. Cazzo. Ragazzi, mi è arrivato il menù. C'ho paura. Ramen di maiale. Maiale in agrodolce. Riso. Anch'io un po' di cavolo. Specie di zucca a me. Dolcetto, karage, tutto per la modesta cifra di 980 yen. Muoio. Là ci sono un paio di ragazzi che fanno un po' di fotoreportage, skateboard. Alla fine sì, questo qua va bene per fare skateboard. Ecco. Vabbè, ecco, abbiamo visto qualcosa di diverso dal solito. Anche qua in Giappone ci sono strutture abbandonate di dimensioni grandine. E che dire, spero che il video vi sia piaciuto. E mettete un bel mi piace, condividete, iscrivetevi al canale che c'è qua sotto, ecco, il tasto per iscriversi, e ci vediamo prossimamente. Ciao dal vostro Colin.